Stiamo sempre parlando del Vivicittà, questa manifestazione che ha aperto la strada al mondo dell'attività sportiva di massa, nata nell'84 e con un'iniziativa che è stata poi l'apripista al mondo delle maratone di massa di oggi, che ha saputo unire con una felice intuizione della WISP la partecipazione veramente democratica tra il campione e l'uomo della strada, che a quei tempi, negli anni 80, si avvicinava alla pratica sportiva che sapeva unire con una classifica che allora era estremamente innovativa e anche per certi aspetti difficile da comprendere, ma che poi ha visto una partecipazione praticamente illimitata, che ha saputo unificare le varie componenti della pratica sportiva di massa, ma non solo, le varie realtà di un'Italia che si ritrovava a correre contemporaneamente, così come oggi avviene nelle maratone, tanto che la maratona di Roma e la maratona di Milano si corrono in contemporanea. La WISP ha anticipato tutti con questo progetto, che è tuttora, dopo tanti anni, di estrema attualità, e avendo fatto da apripista possiamo oggi dire che è stata il Vivicittà ed è tuttora la madre di tutta l'attività sportiva che si corre e si continua a praticare nelle grandi metropoli, così come nei piccoli centri. Quindi è stato un momento di unificazione, grazie anche all'opera della Radio Rai, che con il segnale orario riusciva, in un'epoca in cui non c'erano nemmeno i telefonini ancora, a mettere insieme masse di sportivi lungo tutta la penisola. È un fatto storico che ancora oggi dovrebbe essere preso ad esempio e che ha il pregio di aver aperto la strada a tante organizzazioni e a un movimento che è in continua evoluzione.